Anche Stefano Galieni che partecipa alla chiacchierata, se posso dire così, non una vera e propria intervista. Sì. Ti ringrazio di aver accettato il nostro invito a partecipare. So che sei di ritorno dalla Siria e la questione della guerra che riguarda l'Ucraina riguarda in realtà uno scenario un po' più ampio a cui non viene dedicata, diciamo, la stessa attenzione che abbiamo verso l'Ucraina. E quindi la prima domanda mi sembra ovvia è come nel Parlamento si sta discutendo di queste cose e qual è la posizione che manifesta tu state, diciamo, promuovendo dentro il Parlamento e soprattutto qual è il rapporto col fuori. Intanto ringrazio per questa intervista, ringrazio anche per questa domanda importante. Sì, sono tornata da pochi giorni da un consesso che ha visto 11 anni, lo celebravamo per modo di dire, pochi giorni fa, 11 anni di guerra in Siria e sicuramente la missione è stata utile e propedeutica per capire qual è lo status quo e capire quello che anche è in questo momento la necessità della società civile, della popolazione siriana, e è stato almeno per me emotivamente molto molto forte uno scenario che purtroppo le conseguenze di guerra mostrano la devastazione e ovviamente anche tutte le conseguenze che lo comportano. È stato anche utile proprio in risposta anche alla domanda per riportare un po' questo scenario, questa tematica in Parlamento. Ammetto che negli scorsi tempi, ovviamente specialmente nelle scorse settimane, è un tema che assolutamente non ne viene più parlato. Stiamo parlando tra l'altro di uno scenario che diciamo, si inserisce un po' in un ambito molto più ampio. Purtroppo questo mondo diciamo, ha tantissimi conflitti in atto, tantissime guerre in atto, purtroppo quella ucraina di cui ci stiamo ovviamente occupando adesso è solo l'ultima di una lunga serie che vede tra l'altro anche poca attenzione se non solo in quel momento specifico. In Parlamento, specialmente in Commissione Affari Esteri di cui faccio parte, abbiamo dunque riaperto un po' questa sessione. Io settimana prossima personalmente farò una comunicazione alla Commissione Affari Esteri sulla missione che ho fatto in Siria e in Libano, perché di fatto vanno collegate, perché ovviamente ci sono anche tantissimi profughi siriani in Libano e negli altri paesi limitrofi, mentre invece ci sarà un'altra occasione molto importante che voglio già annunciare adesso, che ci sarà Imran Riza, che è il coordinatore residente delle Nazioni Unite in Siria, che sarà presente in Italia e che ho ovviamente invitato e sto appunto completando di fare un'audizione in Commissione Affari Esteri per aggiornare sul quadro attuale della Siria e per far così in modo anche che possa esserci un'attenzione nuovamente sul quadro siriano, ovviamente su tutto quello che concerne in questo momento la guerra in Siria. Magari un briciolo di annuncio anche lì. La guerra in Siria non se ne parla più, ciò non significa che è finita. Purtroppo tutti i giorni, quasi tutti i giorni, continuano ad arrivare missili, attacchi, ci sono comunque ancora dei combattimenti, seppur minore, ovviamente in corso, ma quello soprattutto è la cosa più grave, è tutta la conseguenza, specialmente sociale, che ne comporta, con una crisi specialmente di acqua e di cibo, ma anche di tutto quel che concerne ovviamente le cose più basilari come l'istruzione, che totalmente mancano in questo momento. Quindi l'attenzione deve tornare assolutamente perché adesso c'è bisogno. Grazie. E rispetto invece alla questione ucraina, so che manifesta, è stata l'unica forse componente a votare contro l'invio di armi, di una spedizione di aiuti militari alla Ucraina. E perché e come si può avere una soluzione diversa? Allora, siamo stati tra i pochi, io vorrei ovviamente anche dare il sostegno degli altri pochi colleghi, eravamo una ventina alla Camera che hanno votato contro l'invio di armamenti letali, però
proprio perché il messaggio vuole essere chiaro, siamo molto vicini al popolo ucraino, è una guerra che è devastante e deve fermarsi subito. Non deve esserci un prolungamento, sappiamo molto bene quello che porta ovviamente l'invio di armi e quindi abbiamo spinto moltissimo affinché possa essere un immediato cessate il fuoco, una pace duratura e soprattutto un rafforzamento delle vie diplomatiche. La diplomazia ha esattamente questo come compito, cioè di dirimere anche le controversie, mettersi al tavolo insieme, anche tra posizioni ovviamente contrastanti, e trovare una soluzione diplomatica. Quindi per noi, e lo continuiamo a dire da settimane, anche nonostante un mainstream che poi ovviamente strumentalizza moltissimo questa questione, questo lo voglio ribadire, abbiamo molto fermamente tenuto questa posizione dicendo no alle armi, no alla guerra, sì alla pace, sì alla diplomazia. I negoziati sono in corso, piuttosto l'Italia e l'Unione Europea incentivano, promuovano e siano presenti anche ai tavoli negoziali affinché vi possa essere quanto prima possibile una pace e un cessate il fuoco tra le due parti. Questo è fondamentale. Purtroppo abbiamo visto in vari contesti di guerra che la guerra lunga porta devastazione e distruzione, non porta a soluzioni nuove e pacifiche. Quindi questa guerra, specialmente perché vi è un rischio di un'escalation molto più ampia, deve essere fermata subito. Ti ringrazio. Vorrei aprire un piccolo spiraglio sulla questione italiana e poi magari dici tu quello che pensi e di altro. Però diciamo il governo Draghi si è insediato in una condizione di pandemia, di emergenza economica, sociale e per la gestione del PNRR che adesso, diciamo, penso trovi un'evoluzione vista la guerra. Però volevo capire da te qual è la posizione dell'Italia e qual è la tua posizione dentro al Parlamento sull'idea di ricostruzione e di transizione ecologica che si vuole portare avanti in Italia. Ovviamente adesso lo scenario ha cambiato molteplici aspetti, specialmente anche con l'ingresso, diciamo, di questo nuovo conflitto. Di fatto l'Italia in questo momento si trova in stato d'emergenza per la guerra e questo almeno è stato deciso da parte del governo fino a fine di quest'anno. Questo ovviamente comporterà anche dei cambiamenti probabilmente di programma. È chiaro che in questo momento, specialmente il PNRR, viene spinto ed ha anche delle sue ovviamente scadenze a fronte ovviamente di ricevere anche dei fondi. Personalmente è una questione fondamentale da portare avanti. Non so se il PNRR e questa ultima posizione governativa va esattamente in questa direzione, anzi io ne dubito fortemente. Proprio perché la linea portata avanti da Draghi e dal suo governo fa sì che vi possa essere piuttosto un incentivo verso vecchie strategie, parliamo del fossile, parliamo anche di ritorno un po' al passato, piuttosto che guardare al futuro. Anche un altro punto importante è quello di guardare al futuro in maniera sbagliata. Parliamo di rinnovabili, ma magari non guardiamo effettivamente come fare in modo che possa essere più ecologico possibile, magari rischiando addirittura di fare peggio che meglio. E quindi anche a mio avviso questa velocità di dover fare subito le cose, magari in maniera erronea, porta sì che alla fine si rischia di fare peggio che meglio. Quindi io piuttosto incentiverei molto di più la vera transizione ecologica. Cingolani ha visto in quest'ultimo tempo fare più danni che altro, che invece andare avanti a forme di slogan, a forme magari incentivi che possono essere come dei cerotti o dei tamponi, piuttosto che guardarli strutturalmente. La nuova generazione, specialmente i gruppi giovani che si sono mossi in questi mesi in piazza, hanno chiesto più volte anche di essere coinvolti, di essere partecipi. E invece vediamo molto spesso che purtroppo la nostra politica parla molto, parliamo spesso di Next Generation EU, di giovani, di nuove pagine, e poi alla fin dei conti sono sempre soliti a fare purtroppo anche grossissimi danni. Grazie. L'ultima cosa che volevo chiederti è, diciamo, tu nel Parlamento rappresenti un'anima
anche dentro, che è stata dentro il Movimento 5 Stelle, nato per cambiare le cose. E dentro quel mondo, secondo te, c'è ancora uno spazio di ribellione allo status quo, all'esistente, e come è possibile entrare, riproporre un'idea di alternativa di società e di politica dentro il Parlamento e fuori? Allora, sono molto orgogliosa ovviamente di fare parte di questa nuova componente che, appunto, come già dicevamo, si chiama Manifesta, che fa, diciamo, che è costituita da 4 donne e che vuole dare anche un po' una risposta a questa questione, cioè di offrire ovviamente uno spazio per ritornare a parlare e di creare un nuovo spazio ovviamente di società che tra l'altro metta anche in primo piano proprio queste tematiche molto importanti. Noi siamo tutte e 4 ex 5 Stelle che sono candidate proprio con un forte spirito anche di mettersi a disposizione, di essere a servizio, di portare avanti delle tematiche che cambiassero, che incentivassero la società a essere partecipe. Io personalmente credo che la società civile sia un apporto importantissimo ed è un po' questo su cui vogliamo tornare a lavorare, fare in modo che possa essere una, diciamo, una mischiare ovviamente insieme la politica e le istituzioni insieme alle esigenze dei cittadini. E ovviamente questo comporta anche dialogo con gli altri colleghi. Io non dialogo quotidianamente comunque con gli altri colleghi anche del Movimento 5 Stelle. Noto che purtroppo vi è spesso un appiattimento ai diktat spesso del governo, il Parlamento è totalmente appiattito, non vi è possibilità in nessun modo di portare avanti le istanze, piuttosto vi è sempre appunto diciamo, dare seguito a quello che richiede il governo. Ma mi auguro fermamente, sono forse ottimista, troppo ottimista e forse un po' utopista, che possa esserci comunque un modo, uno spiraglio, perché di fatto si vede, e magari si chiude il cerchio, con questo conflitto in Ucraina, che la posizione del popolo italiano è spesso molto diversa da quello che è invece la decisione governativa e di seguito parlamentare. Faccio un esempio: abbiamo fatto queste risoluzioni sulla questione dell'invio di armi il martedì successivo, quando il CDM aveva già deciso tutto, e di fatto la popolazione civile italiana fermamente è contrario all'invio di armi in Ucraina. Quindi di fatto c'è stato sia uno svilimento del Parlamento che anche un ascolto della cittadinanza. Quindi l'impegno vuole essere massimo a fare in modo che possiamo tornare a ascoltare i cittadini e portare avanti le istanze e le loro richieste. Grazie. L'ultima domanda non la faccio io, te la faccio fare da Stefano, che è qui con me. Intanto, ciao Diana, come stai? Buongiorno, tutto bene, grazie. Ottimo. Scusa che sono disturbato molto presto questa mattina. Io l'ultima domanda che volevo farti era relativa alla manifestazione che ci sarà sabato a Firenze con i lavoratori della GKN, col territorio che poi ha raccolto molto questa manifestazione. Sta colorandosi sempre di più e sta diventando sempre di più una manifestazione ampia in cui convergono le istanze del diritto al lavoro con le istanze del diritto alla pace. Credo che tu ci sarai, che ci saremo, anzi oserei dire, vorrei sapere, avere un tuo pensiero, un tuo punto di vista, visto che sei stata fra coloro che ha lavorato molto, e te ne ringraziamo, per il progetto di legge sulle delocalizzazioni che in qualche maniera ha bloccato, è riuscito a bloccare quantomeno per ora i licenziamenti. Grazie mille per questa domanda, ovviamente mi sta molto a cuore sia la vertenza GKN che ho seguito dal primo momento lo scorso ormai lontano 9 luglio, che ovviamente anche quello che poi ne è scaturito. Il sabato 26 marzo, anzi lo possiamo anche diciamo ribadire, ci sarà una manifestazione molto importante nel pomeriggio a Firenze, Manifesta la sostiene convintamente, anzi ovviamente è chiaro che specialmente per queste battaglie è sempre più importante. Forse la parola che hai usato anche tu, Stefano, che è quella più importante, la convergenza, cioè convergere su alcune tematiche. Qui non parliamo soltanto di lavoro,
quella sicuramente il tema principale con cui ha iniziato ovviamente questione vertenza GKN, ma è quello di portare avanti appunto un'alternativa, un nuovo modello, di costruire insieme. Ci sono state negli scorsi mesi diverse manifestazioni, i lavoratori GKN si sono mossi tantissimo per fare in modo di essere più presente non soltanto sul territorio toscano, ma in tutta l'Italia. Abbiamo fatto insieme eventi in tutta l'Italia per promuovere anche quello che era sia la questione GKN che ovviamente la questione anche di vedere un modello di società ben diverso. Brevemente abbiamo insieme depositato a mia prima firma al Parlamento una proposta di legge lo scorso ottobre che vede la Camera già ben oltre 30 firme, che quindi ha visto comunque un sostegno massiccio da parte di parlamentari italiani, che è tuttora qua, perché di fatto è una scelta prettamente politica, che devono prendersi anche la responsabilità di altri partiti, perché se ci fosse veramente la volontà di cambiare non solo le cose sulla questione delocalizzazione, che è una pagina lampante, disastrosa su tutti i fronti e in tutte le regioni d'Italia, allora potrebbe essere domani calendarizzata, discussa e approvata. Questo è molto importante ribadire, perché di fatto dopo questo corteo di solidarietà che si è visto dalla GKN, di fatto sono seguite soltanto parole e pochi fatti. Quindi se si vuole veramente cambiare, la possibilità c'è. Il 26 è un'occasione per ribadire non solo la questione dei lavoratori, purtroppo la pagina delle delocalizzazioni è aumentata in questi mesi massicciamente, ma anche ribadire veramente l'importanza del sostegno e della partecipazione popolare alla politica, perché di fatto, ricordiamolo, noi politici siamo rappresentanti del popolo, siamo portavoce del popolo nelle istituzioni, ed è molto molto importante, almeno secondo mio parere, che vi sia una massima convergenza, per tornare a questa parola, tra le istanze e poi ovviamente la nostra rappresentanza in Parlamento. Quindi sarà un appuntamento molto importante, forse anche da ricordare. L'altro giorno parlavo con un lavoratore della GKN che i lavoratori si stanno spendendo moltissimo con un futuro ancora incerto. Non è purtroppo detto l'ultima parola, anzi, quindi anche questo impegno molto massiccio vuole essere anche un incentivo a fare in modo che possa essere risoluzione quanto prima possibile, in maniera molto concreta, con poche parole e tanti fatti. Quindi intanto sabato convergiamo a Firenze, sarà sicuramente una manifestazione molto bella, ma ovviamente anche un appello, e lì mi rivolgo ovviamente ai colleghi, di essere più concreti anche con fatti in Parlamento, perché la possibilità effettivamente c'è. Grazie Iana. Grazie a voi. Grazie veramente. Allora, intanto ci vediamo a Firenze, quindi siamo insieme in questa battaglia, e poi sicuramente Transform Italia è a disposizione per raccontare un po' quello che succede qui, quali sono i fatti promossi da Manifesta dentro il Parlamento e fuori. Grazie ancora a te. Grazie mille, grazie a voi. Un abbraccio, ciao. Ciao.